Tra gli investimenti più diffusi in Italia troviamo i buoni postali, che sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati tramite le Poste Italiane. Pensate che risalgono al 1934 e rientrano a tutti gli effetti negli investimenti a basso rischio. Oggi però un investitore ha diverse opzioni per investire i propri risparmi in modo sicuro e, come diciamo in tutti i nostri video, mai investire tutti i propri soldi in un solo strumento finanziario. Occorre sempre diversificare. Ciao, sono Giulia Armellini, consulente finanziaria indipendente e oggi vedremo le caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, la tassazione, i rendimenti e soprattutto il confronto ad oggi con i titoli di Stato. Iniziamo a dire che il buono fruttifero postale è rimborsabile a vista e garantito dallo Stato italiano. Gli interessi, nella maggior parte dei buoni sottoscrivibili, sono determinati alla sottoscrizione in base al buono postale che avete scelto. I buoni postali sono emessi alla pari, 100% del valore nominale sottoscritto, e possono essere rimborsati anticipatamente con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto. I buoni sono esenti dall'imposta di successione, infatti li riscontriamo molto spesso anche in persone con un'età più elevata, e la tassazione non è quella del 26%, ma è agevolata come titoli di Stato al 12,5%. Gli interessi dei buoni fruttiferi postali possono maturare alla scadenza del prodotto oppure anche durante la sua vita. I rendimenti annui lordi dei buoni fruttiferi postali attualmente sottoscrivibili, con le varie scadenze che vanno da 3 fino a 20 anni, sono pari a 1,5% con scadenza a 3 anni e il 3% a 16 anni. Ricordo che i buoni fruttiferi postali non hanno costi di sottoscrizione o rimborso, salvo gli oneri fiscali. Compariamo ora quello che sono i rendimenti dei buoni fruttiferi postali con i titoli di Stato. Anche a breve termine, i rendimenti dei buoni risultano meno convenienti in termini di tasso di interesse rispetto a un titolo di Stato. Attualmente un BTP a 3 anni rende circa il 3,40% lordo contro l'1,5% che abbiamo detto prima dei buoni. Importante però, attenzione, perché c'è un aspetto da tenere in conto. I buoni postali non sono oggetto di oscillazioni del mercato e in caso di rimborso anticipato gli investitori possono riottenere almeno il capitale sottoscritto. Mentre con i BTP o i titoli di Stato in generale, come abbiamo visto anche e soprattutto nel 2022, a una salita dei tassi di interesse il prezzo può scendere anche di molto. Quindi durante la vita dell'investimento, se dovete per mille motivi venderlo, con un BTP Italia rischiate magari di venderlo in perdita. Con i buoni questo non accade. Di fatto il rischio emittente per i buoni e i titoli di Stato è lo stesso, ma con i buoni non siete soggetti a quelle che sono le oscillazioni. Oltre ai classici buoni postali, occorre fare attenzione ai nuovi prodotti che sono stati emessi con delle caratteristiche leggermente diverse. Esistono difatti dei buoni che possono essere rimborsati solo a determinate scadenze, quindi in pratica sono equiparabili a dei conti deposito vincolati. Inoltre vi faccio presente che sono stati emessi dei buoni postali con un rendimento molto basso, ma che al termine potrebbero elargire un premio legato all'andamento di particolari indici del mercato azionario. Questi prodotti sono più complessi rispetto a quelli tradizionali, quindi occorre sempre un parere oggettivo prima della sottoscrizione. La scelta tra un titolo di Stato e un buono fruttifero postale, anche nelle sue forme più complesse, a medio termine o lungo termine, va sempre analizzata all'interno di una pianificazione finanziaria. I vostri obiettivi finanziari, le vostre esigenze possono cambiare, quindi occorre sempre valutare anche nel caso in cui abbiamo detto del rimborso anticipato. Come consulenti finanziari indipendenti che non lavoriamo per nessuna banca, per nessuna posta, per nessuna assicurazione, non abbiamo incentivo a proporvi uno o l'altro strumento. Assistiamo sempre il cliente nell'oggettività della scelta. Faccio un po' un passo nel passato perché è importante anche quello che è stata la nostra esperienza negli ultimi 20 anni trattando e analizzando i diversi buoni postali emessi sul mercato. Un po' di anni fa è stata emessa una serie di buoni QP emessi tra l'1 luglio 1986 e il 31 ottobre 1995, nel quale si sono creati dei problemi al rimborso, in quanto il rendimento che indicava il buono non era effettivamente quello che poi riceveva il cliente. I rendimenti, pensate che erano stati variati dal governo tramite decreti, senza però questo è stato indicato all'interno del titolo. Insieme ai nostri clienti ci siamo rivolti all'arbitro delle controversie finanziarie, che in moltissimi casi ha accolto i ricorsi e poi rimborsato i clienti. Sono state in poche parole ricuperate delle perdite a causa proprio di questo dettaglio di cui vi ho parlato.
Fammi sapere se hai delle domande su buoni fruttiferi postali o anche sui titoli di Stato. Abbiamo fatto diversi video dettagliati, ad esempio sul BTP Italia legato all'inflazione, lasciandomi un commento qui sotto. Ci vediamo ai prossimi video.